Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, eccomi qui con un altro video che ho fatto un video ieri sera, purtroppo, scusate, forse è durato troppo tempo, non sono riuscito a caricarlo, mi si è cancellato e purtroppo non sono riuscito a caricarlo, vabbè, faccio un altro video. Un po' in ritardo, vabbè, volevo parlare della partita di ieri, Lazio-Juventus, della vittoria della Lazio, della sconfitta della Juventus. E ne parlo adesso, ne parlo, diciamo, 24 ore dopo, vabbè. Però, vabbè, pazienza, un po' in ritardo, volevo fare il video subito, però, pazienza. Vabbè, niente, allora, purtroppo per la Juventus, per la gioia di tutta Italia, tranne dei juventini, anche questa volta la Juventus non alza il trofeo. E vabbè, è così. Molti addirittura dicono e pensano che quest'anno il ciclo della Juventus è finito, ma secondo me, non lo so, secondo me quest'anno penso che la Juve, il mio pensiero, penso che la Juve vinca ancora il campionato. È una cosa che penso. È vero, il Milan si è rafforzata. È vero che, come posso dire, è vero che il Napoli gioca un bellissimo calcio. È vero che l'Inter, vabbè, noi, vabbè, non è che ci siamo rafforzati, però abbiamo preso dei buoni giocatori, diciamo, sulla carta. Abbiamo un ottimo allenatore, così poi vabbè, la Roma, vabbè, sono un po' indebolita, vabbè. Così però, vabbè, loro secondo me sono ancora i più forti. Nonostante questa sconfitta, anche l'anno scorso, questa Supercoppa, anche l'anno scorso la Juve l'ha persa e l'ha vinta il Milan ai rigori, parate di Donnarumma su Dybala. E vabbè, però vabbè, ha vinto lo stesso lo scudetto la Juventus, quindi secondo me anche quest'anno. Quindi secondo me non è vero, secondo me, non è vero che la Juve quest'anno si è indebolita, non è vero che non è più quella dell'anno scorso. Secondo me quest'anno può ancora vincere il campionato. Poi vabbè, è una mia personale opinione, una cosa che penso io. Poi spero di sbagliarmi, sinceramente, perché non sono juventino. Spero di sbagliarmi, così, poi non lo so. E poi vabbè, invece parlando della partita non posso dire più di tanto perché vabbè, ieri l'ho ascoltata in radio perché stavo tornando, ero dalla mia ragazza e sono stato tutto il giorno dalla mia ragazza ieri. Stavo tornando la sera, cioè la mia ragazza non abita qua dietro l'angolo, mi devo fare un'oretta di strada per andare da lei, vabbè, stavo tornando. E vabbè, me la sono ascoltata in radio, vabbè, un po' sentivo, non sentivo così, vabbè, la stavo ascoltando in radio, un po' ho sentito che secondo i telecronisti Cuadrado stava giocando una partita di cacca, così di una Lazio più carica della Juve, così difatti ho sentito del rigore di Immobile e tutto, così. Poi vabbè, arrivo qua, accendo la TV. Vabbè, mi sembra 2-0 per la Lazio, se mi ricordo bene, adesso non mi ricordo bene, vabbè, poi vabbè, arriva lì, mi sembra la doppietta di Dybala, il gol di Dybala su punizione, bellissimo gol, secondo me Dybala grandissimo giocatore, numero 10 meritato, poi vabbè, poi anche dopo, vabbè, mi sembra che danno rigore alla Juve. Danno rigore alla Juve e poi dopo arriva il 2-2. Vabbè, tra me e me ho detto: vabbè, la Juve è più forte della Lazio in campo e adesso ribalterà la partita e vinceranno. Poi vabbè, vengo, sono in camera mia a guardare la partita, vengo in cucina per prendere una cosa, per bermi un bicchiere d'acqua. Torno di là e vedo la Lazio che risulta per il 3-2. Dico, Madonna, cioè, aveva tirato un rigore Dybala 2 secondi fa e ma si sta esultando.
Lì gol di Murgia, lì su assist di Sianin, no, Cavani, boh, su assist di, non mi ricordo, scusate ragazzi, sono un po' così. Vabbè, comunque, io della partita questo posso dire, non è che posso dire più di tanto, non posso dire se la Lazio ha meritato la vittoria, non posso dire se la Juve ha meritato la sconfitta. Ho visto questo, l'ho visto un po' a tratti così. Quello che posso dire è che, vabbè, la Juve anche ieri sera non è riuscita ad alzare un trofeo. Dopo Cardiff doveva esserci una reazione per la Juve, ma non c'è stata. E poi, vabbè, invece, vabbè, complimenti alla Lazio, complimenti a Immobile che veramente sta trovando una continuità, sta giocando veramente bene, sta trovando una continuità che in Germania non è riuscito a trovare. E vabbè, poi altro da dire, vabbè, Dybala, ripeto, Dybala grande partita, e secondo me, da quello che ho visto, poi d'altro niente di speciale. Questo posso raccontare, non posso raccontare più di tanto, voi ne sapete più di me perché avete visto la partita. E quello, vabbè, comunque molti godono per la sconfitta della Juventus, io ci godo sì, ci godo no, ma sinceramente non lo so, non ho una grande simpatia per la Lazio, quindi non è che non mi va tanto di godere, però vabbè, così via, e questo posso raccontarvi ragazzi. Comunque dopo, se riesco, voglio fare un video per Condogbia sul fatto che non si presenta agli allenamenti. Dopo faccio un altro video. Adesso vi saluto e ci vediamo dopo. Spero di riuscire a caricare questo video. Spero di riuscire a caricare anche l'altro. Speriamo, perché ieri sera veramente avevo fatto un video, vabbè, che è durato un quarto d'ora. Parlavo, io cominciavo a parlare e non mi fermavo più. Poi dopo non sono riuscito neanche a caricarlo. Quindi, vabbè. Speriamo di riuscire a scaricare questo video e via. Ragazzi, vi saluto. Dopo che faccio un altro video su Condogbia, che l'Inter lo vuole cedere, che lui se ne vuole andare a Valencia e che non si presenta agli allenamenti. Dopo parliamo di questo. Ciao ragazzi, a dopo.